Ok, dicevamo, quando il Signore arriva in un luogo, in una città, vediamo come posso dirvelo, ok, arriva perché ha già un piano. Quindi vuol dire, sorella Anna, che se tu sei qua e il Signore ti ha usato ed è arrivata a te, è perché già aveva un piano. Noi non vediamo questo piano semplicemente si deve compiere per mezzo di noi, come abbiamo detto prima con l'ubbidienza, eccetera, eccetera. Però la cosa meravigliosa che diciamo stamattina è che quando arriva col suo piano tutto cambierà. Vuol dire che tutto ciò che noi pensiamo, il Signore lo va a cambiare come Lui dice che deve essere. E quando noi veramente incominciamo a capire questa ubbidienza, questa cosa, è il Signore che aggiungerà la Chiesa. Come possiamo noi capire questo? Tutto questo, questo mistero di Dio, il piano di Dio, noi lo possiamo semplicemente capire per mezzo della parola di Dio. Quello che noi incominceremo a fare, in qualcosa di nuovo, sono una serie di studi che ci porteranno, se possiamo dire, a un livello diverso di dove siamo adesso, dove noi comprenderemo qualcosa di più e lì il Signore incomincerà ad aggiungere perché noi siamo pronti a dare ad altre persone. Allora, io vorrei cominciare oggi con uno studio che è molto veloce. Cominciando con una lettura che si chiama in Isaia 61, dall'1 al 3. Ditemi amen quando ci siete. Sessanta, dall'1 al 3. Sei uno. 5-3. 1-3. Se qualcuno ce l'ha in spagnolo lo vuole leggere. Amen. Lo spirito di Jehovah, che il Signore sta su di me, perché mi ungió Jehovah, mi ha enviato a predicar buenas nuevas a los abatidos y a vendar a los quebrantados de corazón y publicar libertad a los cautivos y a los presos partidos de la cárcel y a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza de Dios nuestro a consolar a todos los enlutados a ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza, jornada de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para la gloria suya. Amén. Amén. En italiano dice: Lo spirito del Signore l'Eterno è su di me, perché l'Eterno mi ha unto per recare buone novelle agli umili. Dice, mi ha inviato a lasciare, a fasciare quelli dal cuore rotto, a proclamare la libertà a quelli in cattività. Fratelli, la parola dice che noi siamo stati inviati a predicare, a fasciare e a proclamare. Predicare la buona novella, la parola di Dio. Fasciare le ferite. Le anime che arrivano a Cristo, non tutte, ma la buona parte possono anime che hanno qualche sofferenza. Comunque sia, chi sta nel mondo è sottoposto a sofferenza nel mondo. Quindi c'è a fasciare le ferite dei cuori rotti e a proclamare la libertà a quelli in cattività, l'apertura dei carceri ai prigionieri. Per mezzo della parola di Cristo, tu porti una parola di speranza a una persona e lo liberi da una prigionia, che è la prigionia di questo mondo. Perché chi sta nel mondo è sotto al giogo della prigionia, è una prigionia eterna. Perché con Cristo noi abbiamo una libertà, senza Cristo sei in prigione. Amen? Quindi predicare, fasciare e proclamare. Poi dice ancora, proclamare l'anno di grazia dell'Eterno e il giorno della vendetta del Signore. Noi proclamiamo il giorno della venuta. Questa è una delle cose che noi dobbiamo proclamare. Dice che dobbiamo consolare tutti coloro che fanno cordoglio. Vuol dire che dobbiamo consolare tutti coloro che hanno un lamento di dolore, un lamento di sofferenza, che hanno un lamento continuo. Se noi possiamo vedere quello che accade in questi giorni, è un continuo lamento. Non c'è una persona, almeno che io possa aver incontrato, che non si lamenti di una cosa in questo mondo. Perché
Però noi, grazie a Dio, per la sua grazia, noi possiamo ogni giorno alzarci la mattina dicendo grazie Signore, e possiamo andare avanti non in lamento, ma con una pace, con la pace di Cristo. Però quello che ci insegna è che noi dobbiamo consolare coloro che fanno cordoglio, coloro che sono continuamente in lamento. Dice dare la veste di lode invece di uno spirito di tristezza. È incredibile, io non so quanti voi capita, tu arrivi al lavoro, quanti di voi hanno mai visto una persona che arriva al lavoro e sorridente? Ah, no, non è così, ogni volta che tu entri in un luogo, vedi, io posso dire come in Torino e anche in Milano, quando viaggio nei pullman, io guardo le facce delle persone, sono poche le persone che hanno una gioia in faccia, o se hanno una gioia in faccia, perché? Quanto dura? Forse è una gioia perché è successo qualcosa di bello momentaneamente. La gioia che abbiamo noi è una gioia che dura in eterno se noi permettiamo a Dio di lavorare in noi. Amen. Però ci insegna che la gioia che noi conosciamo, la pace che noi la dobbiamo insegnare. Amen. Come si può raggiungere tutto questo? Con la predicazione della parola di Dio. Quello di cui parleremo oggi è veramente un qualcosa che ci aiuta la predicazione. Oggi parleremo di uno studio che parla della Bibbia. Uno può dire, ok, ma io so cos'è la Bibbia. Io credo che oggi, se qualcuno può prendere appunti, se lo sente, arriverà a sapere qualcosina di più della Bibbia. Cos'è la Bibbia? Prima di tutto, la Bibbia è la parola di Dio. La Bibbia è un tesoro. Per noi questo è il tesoro più prezioso che c'è. Non c'è tesoro più prezioso al mondo che è la parola di Dio. Amen? Cosa significa, cos'è la Bibbia? Ognuno di voi sa che la Bibbia è un insieme di libri, sono 66 libri divisi nel Vecchio, nel Nuovo Testamento e nel Vecchio Testamento. Dice lo studio che la Bibbia è ispirata dallo Spirito di Dio. Vuol dire che, è un alito divino di Dio. Dice che ogni cosa che Dio creò, lo creò per mezzo della sua parola. Amen. A cosa serve la Bibbia? Questo è importante, che noi dobbiamo capire che la Bibbia serve ad insegnare, a convincere e a correggere. A insegnare perché ti insegna veramente da dove tu sei arrivato, dove tu sei, chi è che ti ha creato, ti insegna ogni cosa della nostra vita. A convincere. Fratelli, se noi non leggiamo la Bibbia non possiamo capire cos'è la salvezza. Una persona mi può parlare di salvezza, però se io non leggo la parola di Dio, non ho la rivelazione della salvezza, come posso capire e fare un atto di un passo, per esempio il battesimo? Io posso dire sì, faccio il battesimo perché me l'hanno detto, ma io devo anche capire cos'è il battesimo, devo anche essere convinto di cos'è il battesimo. E come posso essere convinto? Per mezzo della predicazione della parola di Dio, dicendo quello che dice la parola di Dio. Dice la parola senza né aggiungere né togliere niente. Così come Dio ce l'ha data, così noi la dobbiamo, se possiamo dire la parola, servire. Come un piatto prelibato, come un cibo prelibato. Dice a correggere. Perché a correggere? Nessuno di noi è perfetto. Solo Dio è perfetto, nessuno di noi è nato perfetto, nessuno di noi sarà perfetto. Tant'è vero che la parola dice che, e io continuerò veramente a ripetere questo verso perché mi tocca, dice che quando arriveremo alla presenza di Dio saremo rivestiti di una veste bianca. Vuol dire rivestiti, vuol dire che avremo nuovamente, ci verrà rimessa nuovamente una veste bianca. Perché? Perché il Signore già sa che in questo processo potremo avere dei fallimenti. Quindi quando noi sbagliamo, quando noi cadiamo, quando noi facciamo qualcosa di sbagliato, la parola ci insegna e ci corregge. Vuol dire che per mezzo della parola abbiamo tutte le istruzioni per una correzione. Ogni cosa che accade nella nostra vita, nella parola di Dio tu puoi trovare la tua soluzione. Dio ti può parlare, è individuale. Amen? Dice, tutta la scrittura è divinamente ispirata e utile ad insegnare, convincere e a correggere, e a istruire nella giustizia. Seconda di Timoteo, capitolo 3, versetto 16. Dove dice tutta la scrittura è divinamente ispirata, è utile a insegnare, a convincere, a correggere e a educare nella giustizia, quello che abbiamo detto poco fa. Amen. Questo vuol dire che quando noi accettiamo la parola di Dio, stiamo accettando a Dio, perché questa è la parola di Dio, è Dio. Amen. Ok.
Quindi abbiamo detto che la Bibbia è composta da quanti libri? 66. Amen. Di cui sono 39 dell'Antico Testamento, che vanno da Genesi a Malachia. Il primo, che si chiama Pentateuco, sono i primi 5 libri che vanno da Genesi a Deuteronomio, che è anche conosciuto come il libro della legge di Mosè. E dice lo studio che copre circa 3600 anni di storia. La seconda parte si chiamano libri storici, che vanno da Giosuè, Giudici fino a Ester, e sono stati scritti da diversi autori e parlano della storia di Israele. Quindi 39 libri nell'Antico Testamento divisi in Pentateuco e libri storici. Amen. Poi ci sono i libri profetici, che vanno da Giobbe al Cantico dei Cantici, poesie e canti che rinfrescano l'anima. Se tu hai bisogno di un qualcosa per la tua anima, leggi Giobbe, Cantico dei Cantici. Come abbiamo detto, Giobbe la volta scorsa è un libro della preghiera che ci ha insegnato come ristorare la nostra anima con la preghiera. Amen. Poi abbiamo i libri dei profeti maggiori, che vanno da Isaia a Daniele, che è un insieme, un resoconto di messaggi dei profeti. Ok. Poi abbiamo i libri, io devo imparare a usare l'iPad per gli studi, perché ok, abbiamo libri dei profeti minori, che sono messaggi profetici di libri più piccoli. Amen. Poi abbiamo il Nuovo Testamento. Il Nuovo Testamento è composto da 27 libri, che è il Vangelo di Gesù Cristo, cioè la famosa buona novella, quella di cui parlavamo nel verso di Isaia, che vanno da Matteo a Giovanni. Ci parlano della nascita di Cristo, la sua vita, i suoi insegnamenti, le sue guarigioni, la morte, la sepoltura e la resurrezione. Poi abbiamo il libro degli Atti, che veramente è ciò che rispecchia la nostra vita. Veramente è la storia della nascita della Chiesa di Pentecoste. Tu vuoi sapere un qualcosa di più? Vuoi capire com'è il nostro processo? Vuoi leggi il libro degli Atti. È veramente la storia e la nascita della Chiesa pentecostale. Amen? Ok. Poi abbiamo Epistole generali di Paolo, che sono le lettere, le varie lettere inviate alle chiese e individuali. E poi abbiamo le profezie, che è il libro di Apocalisse, che veramente ci guida a eventi e futuri. Ok. Allora, cos'è la Bibbia? Chi può dire cosa può essere la Bibbia? Per esempio, abbiamo detto che è un manuale di vita. Vuol dire che nella Bibbia tu trovi tutte le istruzioni necessarie per vivere, per camminare, per affrontare ogni giorno. Perché? Perché la Bibbia è un libro infallibile. Tu non potrai mai leggere un qualcosa nella Bibbia dove dici questo è sbagliato. Perché tutto ciò che ci insegna la Bibbia è infallibile, vuol dire che non sbaglia mai. Quindi se tu hai un qualcosa che vuoi sapere di Dio, leggi sulla Bibbia. Se tu hai domande, leggi la Bibbia. Ovviamente ogni cosa che tu fai quando leggi la Bibbia deve essere sempre fatta con preghiera. Prega a Dio e prendi la Bibbia in mano. Una cosa molto interessante, la prossima volta ve lo voglio portare per insegnarvelo. C'è una copia in bianco? In bianco no. Vabbè, dammi una copia. Vi insegno una cosa antes. Amen. Questo piccolo foglio, adesso sembrava un foglio confusionario, è stata una rivelazione che abbiamo ricevuto e l'abbiamo chiamato IMAP. Rappresenta una mappa. Vuol dire dove tu sei e quali sono le persone che sono intorno a te. Dicevamo prima che prima di studiare la Bibbia bisogna pregare. In questo piccolo foglio ci sono una serie di opzioni di caselle dove ogni persona che è intorno a te è posizionata in una precisa casella. Per mezzo della preghiera tu vai a pregare e intercedere con queste persone affinché il Signore ti riveli quando è il tempo che una persona si sposta da una colonna all'altra. Ve lo spiegherò la prossima volta. Perché dicevo questo? La stessa cosa per la Bibbia. Se tu vuoi imparare qualcosa dalla Bibbia, tu puoi leggere il libro della Bibbia così com'è. Lo prendi in mano, lo sfogli e lo leggi.
Puoi apprendere e puoi non apprendere niente. Però ti dico che se tu lo fai in preghiera è molto diverso, perché ciò che tu vai a scoprire in ogni passo biblico è una rivelazione nuova che ti va a dare il Signore. Come l'esempio di stamattina, abbiamo letto un passo del Gadareno, dell'indemoniato. Gesù arrivò all'indemoniato, liberò l'indemoniato e mandò questi demoni nei porci, nei maiali. Può sembrare un passo biblico semplice, che tutti conosciamo, ma quando tu entri nella preghiera e leggi la Bibbia, ti va a rivelare cose grandiose. Per questo io vi invito che ogni volta che uno intraprende la lettura della Bibbia, preghi prima, le dica al Signore: Signore, oggi insegnami qualcosa, perché la parola di Dio è una parola viva, come abbiamo detto prima, è la guida della nostra vita, e il Signore ti va a parlare in un modo o un altro. Tu leggi un verso e ti va a parlare. Cosa dice? Che la Bibbia è, forse questo tanti di voi l'hanno già sentito, si tratta di una spada a doppio taglio che attraversa il nostro essere. Dice che la parola di Dio infatti è vivente ed efficace, è più affilata di qualunque spada a due tagli. Questo lo trovate in Ebrei 4, versetto 12. Dice che è un fuoco. Geremia 23, 29. Dice: la mia parola non è come il fuoco, dice l'Eterno. Dice che la Bibbia è un martello. Geremia 23, sempre 29, dice che è come un martello che spezza il sasso. Dice che la Bibbia è pane per l'anima affamate. Dice: io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà mai più fame, e chi crede in me non avrà mai più sete. Vuol dire, quando tu hai fame del Signore, leggi la parola di Dio. Perché non so quanti di voi è capitato, ogni volta che tu incominci a leggere un qualcosa, per esempio, quest'anno forse ho già fallito in questo, ho detto: voglio seguire un piano di lettura che ti insegna diversi percentuali, programmi che ti insegna a leggere la Bibbia giorno per giorno. Ho cominciato i primi 20 giorni, credo, neanche. Non ci sono riuscito, perché tu incominci a leggere la parola di Dio e vuoi andare avanti, vai avanti, e ti trovi molto più avanti di un programma. Perché? Perché tu hai fame. E quando tu incominci a leggere la parola, Juan, tu la incominci a leggere, tu vuoi sapere di più. Arrivi a un punto di voglio di più, voglio sapere, e cominci a leggere. Perché? Perché è pane per noi. Vuol dire che quando ne abbiamo fame, leggiamo la parola di Dio, è il nostro cibo, è la nostra acqua. Per questo dice che è pane per l'anima affamata. Ovviamente, se tu non hai interesse di sapere di Dio, non hai interesse di avere, non avrai mai questo cibo. Però vi dico che il nemico costantemente ti dirà: fallo domani, ma sì, domani puoi leggere tutti i due capitoli, forse domani ne leggi tre. Non funziona così, perché tu dici domani, poi dici domani, ti arrivi che non hai letto niente, e il tempo passa, e il tempo scorre, e arriva un momento, la parola dice che il Signore non ci avvisa quando viene, neanche gli angeli sanno quando viene. Se noi non siamo pronti, se noi non abbiamo tutte le istruzioni, se noi non siamo cibati dalla parola di Dio, come possiamo essere pronti? Quindi è importante trovare il tempo per la lettura e per la preghiera. Mi voglio fermare un attimo e fare un qualcosa con voi di speciale. Questo è un compromesso molto importante, però vi dico, nel nome di Gesù, che chi si impegna a questo compromesso, qualcosa succederà. Lo stiamo facendo a Torino e cose sono successe. Abbiamo intrapreso una settimana di preghiera. Io desidero farlo con voi, coinvolgervi in un qualcosa. Fratelli, questo è molto, forse per qualcuno può essere molto difficile da fare, però il Signore vi aiuterà. Ogni mattina a Torino abbiamo scelto un gruppo di X persone che si svegliano alle 5 del mattino. La prima persona manda un messaggio alla seconda persona, la seconda e la terza persona, fino a chiudere il cerchio, che l'ultima persona manda il messaggio alla prima persona. Io lo voglio fare con voi. Voglio condividervi un messaggio, in questo appena finisce, un messaggio che stiamo girando, che sono 5 punti per una preghiera giusta. Ognuno di voi, quando incomincia a pregare, deve pregare questi 5 punti. Come funziona questo messaggio? Per esempio, la sorella comincia la mattina, alle 5 del mattino si alza, manda un messaggio a Abigail, per esempio, con questo, e prega per Abigail. Abigail lo manda alla persona successiva e prega per quella persona. Questa è una catena di intercessione e di preghiera. Però io vi chiedo di fare una cosa, con un proposito specifico.
dille: Signore, apri tu il locale per la missione di Milano. Vuol dire che ognuno di noi si impegna, sceglieremo dopo come fare la catena, si impegna a mandare un messaggio al fratello, alla sorella e dirle: Dio ti benedica, questo è un giorno di preghiera importante, prega, ricorda di pregare al Signore che possa aprire le porte di Milano. Un messaggio semplice, e si mette in preghiera. Lo facciamo per una settimana e vediamo come il Signore si muove. Fratelli, noi abbiamo fatto questo in Torino e tante testimonianze sono arrivate da persone di vite cambiate, di cose che cambiano. È un sacrificio, sì. Io vi posso garantire che mai mi alzavo alle 4 della mattina. La preghiera alle 5, alle 4 e mezza, qui dopo dire, io sono già sveglio. Comincio a pregare che sono le 5, arrivano le 5 e mezza, 6 meno un quarto, che ancora sto pregando, non me ne sono neanche accorto. Qual è la differenza? Che quando vado a lavorare non sono stanco. Perché qua? Perché la parola, la preghiera ti alimenta, la preghiera ti dà forza, la preghiera ti dà la forza a vincere ogni cosa che è in questo mondo. Vogliamo ottenere risultati? Preghiamo a Dio. Forse Dio ci sta dicendo: insieme, uniti, lottiamo. Forse il Signore vuole che noi facciamo questo, che stiamo uniti, che ci sacrifichiamo. Però è importante che ognuno di noi, di voi, legga anche la. E se qualcuno sente, può anche digiunare. Non è importante che uno dica il digiuno, perché il digiuno è una cosa privata tra ognuno di noi e il Signore. Dire che sta digiunando non va bene davanti a Dio. Quindi io vi invito in questa settimana, prima di tutto, una catena di preghiera, dopo decidiamo come farla, lettura della parola di Dio, e chi sente di digiunare, un piano. Cominciamo con questo piano, dire: Signore, noi ci impegniamo davanti a te in questo modo, ora sia tu nel tuo tempo a glorificarti, e io credo che il Signore apprezzerà e si glorificherà in questo. Amen. Dice la parola, dice che la Bibbia è uno specchio che ci mostra esattamente come siamo. Questa è la parte che a me, al mio inizio, mi ha fatto più male. Perché ogni volta che leggevo la parola mi faceva vedere parte di un mio carattere che io non volevo accettare. E costantemente gli dicevo: Pastore, questo verso dice così, però no, non è giusto. Fratelli, arriva il momento che il Signore ti fa, tra virgolette, pesare la scelta che tu fai quando tu vai contro la parola di Dio. Però ti dico che quando tu fai quello che dice la parola, quando ti parla personalmente, è lì che il Signore si manifesta. Per quello l'ubbidienza. Amen. Dice: perché se un uditore della parola, poiché se un è uditore della parola e non facitore, è simile a un uomo che osserva la sua faccia naturale in uno specchio. Vuol dire, non basta essere una persona che ascolta, devi anche essere una persona che attua e fa quello che la parola dice. Perché è facile ascoltare e dire sì, io so tutto, oppure andare, vado a mia moglie, fai questo. Fratello, non vi nascondo che mia moglie mi riprende un sacco di volte, mi dice: tu mi predichi a me, ma tante volte sbagli tu. È verità, però questo ci insegna che insieme ci possiamo aiutare a vicenda. Amen. Perché io posso credere in Dio, ma tante volte posso sbagliare. Ognuno di noi può sbagliare, però la parola ci insegna e ci corregge. Amen? Dice che la Bibbia è la pioggia che scende dal cielo. Come infatti la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza aver annaffiato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare in modo da dare il seme al seminatore e pane da mangiare, così sarà la mia parola. Isaia 55:10 vuol dire che la Bibbia viene a te e non tornerà mai vuota. La parola di Dio ogni volta che arriva a te si va a compiere. Ora aspetta a te permettere o no di compiere la parola di Dio in te. Se vuole servire, come servirà, come dite voi. Come lo so, come dite voi. Amen. Ok. Volevo riprendere un passo. Amen. Ogni cosa, fratelli, ogni cosa che noi facciamo, la dobbiamo fare con la guida della parola di Dio.
Questo è un piccolo studio di 19 pagine e lo trovate nel sito della chiesa. Io ve l'ho detto in italiano, ma c'è anche scusatemi, c'è anche in spagnolo. E quello che andiamo a intraprendere sono una serie di studi, piccoli studi, che ci insegnano varie cose. Per esempio, ognuno di noi quando è andato non sapeva cos'era la Bibbia. Può sentire parlare della Bibbia, può sentire parlare di tante cose, però in questi studi che il Signore ci ha messo nel cuore di seguire, sono una serie di studi che vedrete che quando arriveremo alla fine, tu dirai, oh, adesso sì, forse che è il momento di predicare alle persone. Perché? Perché tante volte uno legge la parola, studia la parola, crede di essere pronto, ma quando si trova a confrontarsi c'è un problema. Io e noi abbiamo avuto un'esperienza la settimana scorsa che non siamo venuti, giusto? Un'esperienza, una piccola testimonianza di come il Signore ci aiuta per mezzo della sua parola. E erano circa 2 anni che io non vedevo e non sentivo un mio carissimo amico con cui ho anche lavorato per un po' di tempo. Ho convissuto tanto tempo con lui. Da quando ho scelto di seguire il cammino del Signore, per mia scelta personale, ho preferito per un tempo, finché il Signore non mi desse il suo tempo, di togliere determinate persone dalla mia vita che potevano essere pietre d'inciampo in quel momento. E dopo circa 2 anni, quasi una 20ina di giorni fa, perché ormai sono passati quasi 20 giorni, nel mio cuore sentì di chiamare questa persona. Però un po' con gli impegni, una cosa e l'altra, ci passai sopra e non la chiamai. A distanza di 10 giorni dal mio sentire, questa persona mi chiamò. E mi disse, sa come stai? Tanto al fatto che avevo perso quasi il suo numero, cioè ancora lo ricordavo a memoria, ma non ce l'avevo più memorizzato. Come stai? Fa, sai che sono 10 giorni che ti stavo pensando? E dico, veramente sai che sono 10 giorni che ti stavo pensando anch'io? Ho detto, solo che non ho avuto il tempo di chiamarti. Fa, veramente anch'io non ho avuto il tempo di chiamarti, ma oggi che ero senza fare niente ho sentito di chiamarti. Ho detto, wow, questo è bello, gli ho detto, perché anch'io sentivo di chiamarti. Ho detto, ci possiamo incontrare, incontriamoci. Faccio, guarda, non so se sai che mi sono sposato. Fa, sì, avevo sentito che ti eri sposato, va bene. Sa di fatto che dopo 2 giorni andiamo a casa sua. E la prima volta che gli parlai a lui dopo che mi sono convertito, lui ha vissuto veramente i suoi genitori, sua mamma, così, è una testimone di Geova. Lui, diciamo, che conosce un po' la Bibbia, e mi fece una domanda circa 2 anni fa, dove veramente non sapevo rispondergli perché la conoscenza era minima, quasi zero. Però ringraziando a Dio, dico, voglio sapere qualcosa di più, nel modo che quando vado davanti a questa persona, se Dio lo permette, se è la volontà di Dio, io posso avere un dialogo con questa persona e per mezzo della parola io posso rispondergli. Ho chiesto consiglio al pastore, ho detto, pastore, veramente sento di studiare un pochettino di più, insegnami dove posso studiare qualcosa di più dei testimoni di Geova e di tutte le varie congregazioni che ci sono in giro. E così ho fatto, fratelli. E passai quasi 2 giorni quando era a lavoro, che è un momento che c'era poco lavoro, studiando sulla parola, andando a indagare nelle scritture, tutto quello che diceva le scritture, confrontandole con la Bibbia dei testimoni di Geova. E veramente quello che successe è che cominciavo alle 2 del pomeriggio e mi trovavo alle 6 che dovevo andare a casa, che non ero soddisfatto perché volevo sapere di più. Questo vuol dire che quando tu incominci a leggere la parola di Dio, tu incominci a mangiare un pane di cui ne hai bisogno. E ringrazio Dio per questo tempo, perché quando ci siamo trovati a casa di questo amico, abbiamo cominciato a parlare del più del meno. Veramente non siamo andati lì col proposito, dico la verità, siamo andati con un proposito per comprare un cellulare, perché lui aveva un cellulare. Però dice, Signore, io non sono niente, però se io devo servire te, fai tu che loro aprino la bocca, che vogliono sapere di te. In questo lasso di tempo io ho cominciato a usare questo famoso IMAP che vi parlavo prima della preghiera, dove io ho posto questa persona in un punto e dico, Signore, nella mia preghiera dicevo, apri tu una opportunità. Bene, arriviamo a casa di queste persone, ci fanno vedere la casa, parliamo di più di meno, e lui disse, guardò il video del matrimonio e lui disse, ma cosa state facendo realmente? E noi abbiamo spiegato cosa stiamo facendo realmente, ha detto, noi serviamo Cristo, siamo nella chiesa di Torino. E lui fece un'osservazione a mia moglie, dice, scusa un po', ma io Alessandro non lo conoscevo così, era tutta un'altra persona. E io dissi, Signore, e dentro di me dicevo, Signore, forse questo è il momento di parlare. Però lui disse, la moglie, forse il mio amico, ma tu parli davanti alla gente? Ha detto, sì, ha detto, ti faccio vedere. Abbiamo avuto un bel tempo, abbiamo preso una predicazione, abbiamo fatto vedere come funzionava il culto, la lode. E lui disse, ma veramente sei tu?
Dice, tu non parlavi davanti a nessuno. Dice, ora parli davanti a tutta questa gente. E la moglie disse, da dove ti vengono tutte queste parole? E lì, ringraziando a Dio, si è aperta questa porta. Dico, per mezzo della parola di Dio, tu hai tutto ciò che è necessario per parlare alle persone, per farvi capire che la parola di Dio insegna, guida, corregge. E abbiamo cominciato a parlare. E lui mi incominciò a fare delle domande. Fa, però mi devi spiegare delle cose. Qual è la verità? Mi disse, perché in una Bibbia c'è scritto questo? Ho detto, bene, questa è un'ottima domanda. Gli ho detto, quale cosa vuoi sapere? Dico, e mi ha cominciato a raccontare una serie di cose sui testimoni di Geova, perché lui leggeva. Ma posso prendere? Ho detto, no, qua c'è la Bibbia. Usiamo la Bibbia insieme. Fratelli, la cosa grandiosa è che quando uno studia la Bibbia e Dio le dà sapienza per mezzo della Bibbia, tu dai delle risposte a delle persone che neanche loro si aspettano. Abbiamo parlato di un verso in particolare dove si vede la differenza. Io prima di tutto gli ho detto, se tu sai che la parola di Dio, che la Bibbia è la parola di Dio, lui mi dice sì, questa è verità. Di cui ti dico che c'è un verso dove dice che nella parola di Dio non va né aggiunto né tolto niente. E dice sì, questa è verità. Ok, andiamo a un verso. Siamo andati a un verso. Fratelli, io non ho parlato. Gli ho fatto leggere il verso nella Bibbia, nella loro Bibbia e nella nostra, diciamo nostra Bibbia, lui dice c'è qualcosa che non va. E lui ha notato cosa non andava. Fratelli, questo è Dio che lavora per mezzo di noi, semplicemente aveva già preparato questo cuore. E quando Dio prepara questo cuore, se tu sai la Bibbia, perché tu stai studiando e tu stai mangiando la Bibbia, tu vai a dare un cibo a delle persone che neanche sai che sono affamate. Siamo arrivati a che ora erano? Le 9:30? Fratelli, siamo andati via alle 2 di notte. Siamo arrivati perché eravamo stanchi, perché questa gente aveva fame e voleva sapere. Ora, ringrazio a Dio che in 1 anno e mezzo mi ha dato la possibilità di apprendere quella che è la nostra vita. Quello che io vi dico oggi, io vi incoraggio, leggete la parola di Dio, perché se noi leggiamo con la nostra sapienza possiamo imparare tante cose. Parlare di cose, facci conto che mi racconta il fratello Marlon, è bello, ma ciò che ci insegna la parola di Dio è una sapienza che il mondo non conosce, perché tu hai rivelazioni di cose che sono incredibili. Visto che abbiamo un pochettino di tempo, voglio condividervi parte della grandezza di questa cosa qua, che nel verso che abbiamo letto oggi, Matteo 5:20. Era in Matteo, vero? Abbiamo letto praticamente del famoso Matteo, mi ha detto. Ah no, 4, io ce l'ho in 4, ma di Matteo 20. Abbiamo letto un passo in Marco 5 che è dell'indemoniato e del Gardareno. No, tu hai preso Marco. Sì, mi serve Marco. Grazie. Non sto a spiegarvi il verso, voglio solo spiegare un principio importante. Se noi leggiamo, ipotesi, incominciassimo a leggere questo passo biblico, vedremo un racconto di Gesù che arrivò in questa terra, nel paese dei Gadareni, dove veramente liberò questo indemoniato, dice che era incatenato, e vediamo una serie di cose che succedono dopo la liberazione di questo indemoniato. Quello che voglio insegnarvi, che ho imparato io questa mattina, che tante volte la semplice lettura non è ciò che il Signore ci insegna. Sai perché dico questo qua? Perché se tu chiedi al Signore di insegnarti un qualcosa e tu preghi al Signore, ma preghi sinceramente di cuore, dico insegnami per mezzo della tua parola, il Signore ti va a rivelare. In questo passo, semplicemente, non è così come uno lo può vedere semplicemente, ma ci insegna diverse cose. E veramente ci insegna che il proposito di Dio non era l'indemoniato, ma per mezzo dell'indemoniato arrivò a tutto il popolo. Il principio importante è quanti di noi sono disposti a stare in un posto dove non gli piace. Quanti di noi sono disposti a stare a sopportare una persona che non gli piace. Sai perché vi dico questo? Perché il Signore mi ha fatto sentire nel cuore che arriveranno persone qua che noi non gradiremo. Un indemoniato è una persona che viene messa da parte, è una persona che può dare tanti problemi, tutti lo escludevano, però il Signore disse io voglio lui. Quello che mi ha insegnato a me personalmente, che voglio condividere, che dobbiamo imparare ognuno di noi a avere un rapporto con le persone che tutti non vogliono avere vicino. Perché quando noi impariamo con quelle persone è in quel momento che il Signore aggiunge la Chiesa. Vuol dire è facile per me parlare con la sorella Abigail, col fratello, con la sorella, che già sanno tutto. Possiamo parlare quanto vogliamo,
Questo non è quello che chiede il Signore. Il Signore ci sta insegnando di imparare la Bibbia, come dice... Io devo imparare a usare la carta, perché la... Predicare la buona novella, fasciare le ferite ai cuori rotti. Chi sono i cuori rotti? Sono quelle persone che sono emarginate dal mondo, persone che non vengono prese in considerazione da nessuno. Noi dobbiamo lidiare con quelle persone lì, proclamare la libertà a tutti. Una cosa interessante di questo passo dice che c'erano dei maiali. Perché dei maiali? In quel momento che i maiali non si potevano mangiare. Perché c'erano persone che custodivano i maiali? Il Signore forse ci ha insegnato stamattina, e lo condivido con voi, che forse i maiali sono della spazzatura e sono tutte le persone, tutte le cose che noi abbiamo che dobbiamo buttare via. E ci sta insegnando, impariamo a parlare con le persone con cui tu dici no, questa persona no, questa persona no. Era facile per me andare da questa persona e dire ok, tu sei un testimone di Geova, lascia perdere. Io sapevo già nella mia coscienza, nel mio essere, che non ce l'avrei potuta fare. Perché? Perché tante volte noi non siamo abbastanza preparati a dire come posso parlare. Però un pastore che venne dall'America ci insegnò un principio molto importante, che quando noi parliamo alle persone crediamo di dover sapere tutta la Bibbia a memoria o sapere tutta la Bibbia. Non funziona così. Perché la cosa importante della nostra vita è conoscere la parola di Dio come guida, sì, però è lo Spirito Santo che ti permette di guidare un'anima, è lo Spirito Santo che ti permette di parlare un'anima. Non necessariamente tu devi conoscere la Bibbia la devi conoscere perché la guida, però è lo Spirito Santo che ti va a parlare dell'anima che tu hai di fronte. E quando una persona incontra una persona, se il Signore ti dice parlagli a quella persona, cosa importa quello di dire? L'errore più grande è che noi pensiamo che quando parliamo a una persona dobbiamo arrivare... Ah, apriamo la Bibbia e parliamo. No, fratello. Portagli una parola di incoraggiamento. Come stai? Tutto bene? Cosa ti succede nella tua vita? E poi il Signore continua a metterti parole. Io credo che ognuno di noi ha avuto un processo di difficoltà. Ognuno di noi ha delle sofferenze da vincere. Ognuno di noi ha qualcosa che non ce la fa. Però io ti dico, smettila di lottare con i tuoi problemi. Però sì, lotta con i problemi che ti mette davanti il Signore, le anime perse che non ce la fanno più, le anime che hanno bisogno. Però se noi continuiamo a lottare con le nostre sofferenze, i nostri problemi, come possiamo predicare l'Evangelo? Come possiamo, dice la parola, fasciare le ferite rotte, se io continuamente mi lamento davanti al Signore? Questo indemoniato, dopo che fu guarito, le disse al Signore, a Gesù, portami con te. E Gesù disse, no. Le disse, vai, torna a casa tua e parla di ciò che io ho fatto con te. Fratelli, il Signore ci ha insegnato questa mattina che è tempo di smettere di piangere sui nostri problemi, perché il Signore già ci ha guarito di questi problemi, già ci ha sanato, però noi continuamente chiediamo di stare con Lui, di stare insieme a Lui. Il Signore dice, vai, io ho già fatto quello che devo fare, ora tocca a te predicare alle persone, a fasciare i cuori rotti, a proclamare la libertà, l'anno di grazia, consolare e dare veste di lode. Fratelli, questo è un piccolo studio, piccolissimo, però nelle piccole cose il Signore ci insegna grandi cose. E io ho bisogno di incoraggiamento, ve lo dico sinceramente, per me intraprendere questo cammino non è facile, perché nella nostra mente uno si incomincia a pensare, ci abbiamo una chiesa, ok, arriva... E se le anime non arrivano per 10 anni, cosa facciamo? Ci abbattiamo? Non c'è qualcosa che non va. C'è qualcosa, corretto. La sorella ha detto, c'è qualcosa che non va. Questa è verità. Stiamo facendo ognuno... Cioè, la domanda come si pone? Signore, sto facendo la tua volontà. C'è qualcosa in me che non va? Insegnami. Fratelli, solo per mezzo della preghiera e della parola possiamo capire cosa vuole il Signore. Quella è una cosa giusta. Io quando qualcosa non va chiedo al Signore, c'è qualcosa che non va in me o c'è qualcosa che non sto facendo? Fratelli, nel tempo del Signore ogni cosa te la va a dire il Signore, però ricevi e attua. Io vi ringrazio, però credo che è importante, anche il pastore mi disse incoraggia, incoraggia, incoraggia. Stiamo lottando veramente come non volevi parlare. Dimmi sorella. C'era, no, hai in El Salvador, la Patricia si è
hermano que decía, yo estoy embarazado, decía. Y decía, ¿y por qué está embarazado? Y decía, yo estoy embarazado, yo voy a dar a luz, decía. Y lo que él quería dar a entender era que él estaba embarazado con el embarazo que él tenía, ajá, el embarazo que tenía, que la iglesia, iba a haber una iglesia, y que ese embarazo iba a nacer, iba a nacer iglesia, iba a suceder tantas cosas, ajá. Pero él siempre continuaba así, yo estoy embarazado y voy a dar a luz, decía. Pero sí, la iglesia fue, sí. Es la primera iglesia de su Salvador. Amén. Y ahorita es, mire, era chiquita esa iglesia. Ahorita es la iglesia que tiene más de 100 personas, va para ti. ¿Cuál es? La iglesia de COE. Ah, sí. Sí, sí, tiene más de 100 personas. Sí, sí. Ahí estuvimos nosotros. Es verdad, sorella.